relazione a braccio, in quanto organizzavo il congresso, ma per fortuna sono tutte cose che ho abbastanza chiare. Niente, io devo dire che c'è stata, quando ho deciso di diventare segretario, è stata, penso che c'è stata una notte in cui mi ha chiamato Parente, ci siamo parlati con Ferretti e c'era stato un congresso telematico e c'era un po' aria di rottura. In particolare c'era stata una relazione molto, molto netta di una persona che saluto, che adesso forse live stream non funziona, poi mi sentirà in registrazione, che Capardi, che è veramente una delle migliori persone scientificamente più valide che mi ha avuto il rientro dolce, che però mostrava una certa sfiducia perché non eravamo riusciti a entrare con un, a livello comunicativo con i radicali in senso dovuto, e anche diciamo non ci eravamo esposti, non ci eravamo infestati molto. Io ho deciso di accettare perché ho fatto una scommessa sulla, cioè devo dire, perché diciamo la mia segreteria si basava su questo, altrimenti non sarei assolutamente la persona più competente per scrivere o fare articoli, perché avevamo gente in gambissima. La mia segreteria si è basata sul cercare di ripristinare la comunicazione, di trovare delle energie, delle sinergie, di cui io credo anche la presenza di Sergio ed Elisabetta siano qua una prova evidente. Quindi, in poche parole, io ho fatto una scommessa che non era rivolta solo al mondo radicale, perché io sono andato ovunque con le mie limitate energie potessi, e quindi mi sono interfacciato con i grillini, i quali sono venuti anche a un congresso quando ero tesoriere. E mi sono interfacciato, ho salutato Legambiente, ho salutato diverse persone. Domani l'apertura di questa stagione, diciamo laica, no? Di Rientro Dolce, verrà Stefano Peloso a parlare del Transition Town, quindi ci stiamo interfacciando con i movimenti. E devo dire però che, come sempre, io ho trovato un ascolto particolare in Casa Radicale, e in particolare si è creato un dibattito molto importante. In questo dibattito importante, che inizialmente era partito forse per questo errore, con uno scontro un po' ideologico, nel senso che c'erano delle parole chiave buone e parole chiave cattive, si è cominciato un attimo a studiare problemi al di là delle parole chiave, e quindi quello che è successo è stato avere più occasioni di confronto. È così che insomma sono nate delle sinergie con il referendum, perché io adesso, per carità, ognuno è responsabile delle sue iniziative, però io da soldatino ero a Milano Si Muove, ho parlato con Croci, sono andato a sentire quando faceva il referendum, gli ho fatto delle mie domande, sono andato a Roma a cogliere il film per Roma Si Muove, quindi c'è stata una sinergia, c'è stata una presenza. Io sono sempre stato invitato, perché quando sono stato in Comitato Nazionale di Radicali Italiani ho sempre potuto parlare, e siamo arrivati a costituire, diciamo, un gruppo virtuale, se vogliamo, di lavoro, cioè una serie di persone che ti ascoltano e ognuno ti può dare una mano. Voglio ricordare, fra le iniziative fatte, molto importante secondo me, e io spero poi di poter riprendere con l'aiuto di Sergio e Elisabetta, che è stata fatta anche grazie a Guido Ferretti, che ha contattato il Ryerson, praticamente dove abbiamo fatto venire uno dei più grossi esperti di popolazione, che lavora con, lui propone questo metodo, Sabido, scusate, c'ho l'esperto, diciamo, che praticamente dà naturalmente, in una specie di telenovela, che riesce, fa passare informazioni e dimostra che in maniera assolutamente non cinese, perché questa è un'altra delle, diciamo, dei pregiudizi che abbiamo dovuto combattere. Noi non proponiamo il cinese, ma proponiamo una forma di liberazione della donna, cioè il fatto di emanciparla, il fatto che possa scegliere. Quando la donna può scegliere, è dimostrato da tutte le statistiche, dal filmato che poi abbiamo registrato al congresso, che automaticamente fa una pianificazione familiare. Quindi fondamentalmente il mio lavoro a tempo, come deve essere sempre quello di un segretario, forse c'è ancora qualcosina da fare, dobbiamo vedere. Sicuramente quello che rimane è importante allargare la platea di Rientro Dolce anche a livello di militanti. Abbiamo avuto degli ottimi ingressi, io ringrazio Andrea Nurcis, anche se adesso non mi sta funzionando il collegamento in live, sta funzionando, perfetto, che mi sta dando una mano, perché io sono stato abbastanza, diciamo, ma anche i segretari prima spesso si è abbastanza soli quando si deve fare le cose, anche perché poi non siamo pagati, lavoriamo tutti, qualcuno può rompere di più perché è in pensione, senza riferimento a persone presenti ovviamente. Però questo movimento ha bisogno di militanti. Il perché io mi sia diretto verso i radicali, al di là di un'amicizia storica, del fatto che io sono un radicale, quindi mi sono diretto anche verso me stesso, è un motivo importante, che in genere i radicali, se ti dicono no, ma se ti dicono sì, fanno le cose. Purtroppo io non trovo la stessa serietà
in tutto il mondo politico, credimi che io ho esplorato, perché io a Pavia ho preso una tessera per dare una mano al segretario, che era una brava persona, gli ho proposto, gli ho preso anche una tessera come facciamo noi, dico, come c'è in commissione Elisabetta Zamperuti, in commissione ambiente alla Camera, che è per il PD, posso prendere la tessera, la doppia tessera del segretario, e dirgli facciamo delle cose sull'ambiente. Certo che io ho mandato qualcosa sulle transition town, ho mandato dei documenti, gli ho mandato il link a Milano si muove, facciamo, non dico Pavia si muove, ma vogliamo fare qualcosa sul territorio. Ci sono questi tavoli del centro-sinistra, pare che si divertano parecchio quando viene picchiato qualcuno a fare tutti dei grandi atti di solidarietà, ma poi io non vedo questi movimenti, queste azioni non le vedo mai, perché dietro c'è sempre un meccanismo economico, gratta gratta, c'è sempre la roba, quindi trovi magari una brava persona davanti, ma che conta uno che li picchi. Quindi, riepilogando, il discorso è questo. Secondo me c'è stato l'obiettivo che mi sono proposto, che era quello di comunicare, non di essere io certo la mente pensante ambientale o scientifica di Rientro Dolce, e raggiunto una parola grossa, ma abbiamo fatto dei notevoli passi avanti. Quello che rimane è, perché questo è solamente il punto di partenza, cioè il fatto di avere delle sinergie col mondo radicale è semplicemente un punto di passaggio, perché poi la caratteristica radicale è quella di poche persone, di fare battaglie che poi vanno a influenzare grossi gruppi per essere vinti. Qui non vorrei scomodare esempi troppo nobili, ma io voglio il bellissimo esempio della moratoria sulla pena di morte. È stata una battaglia che non aveva maggioranza, è partita da poche menti, è partita da poche persone, qualsiasi persona avrebbe scommesso contro. Quindi voglio dire, la nostra caratteristica non può essere quella di diventare un'associazione che conta 100.000 iscritti, anche se siamo pochi, ma diventare un'associazione che magari influenza 100.000 persone. Adesso, siccome è un congresso, ci sono molti ospiti importanti, io come segretario sono un privilegiato, quindi posso anche chiedere la parola rispetto al presidente ogni tanto, lascerei la parola al presidente, anche perché poi ci sono relazioni che ci aspettano. Grazie a tutti. Grazie Stefano anche per tutto il lavoro che hai fatto quest'anno. E do la parola al tesoriere Edoardo. La mia non sarà una vera e propria relazione, anche perché non ci sono stati grandi movimenti di cassa, diciamo, ecco, quest'anno, dato il numero degli iscritti e dato soprattutto il risparmio che abbiamo effettuato, date le iniziative sono state tutte a costo zero. Quindi si può dire che in questo momento abbiamo in cassa 584 euro che serviranno in parte per pagare questa iniziativa, in parte per pagare eventuali iniziative future, perché si spera che qualche altro iscritto ancora non ha pagato la quota annuale la paghi in questa occasione, e quindi magari iniziative future. Quanto c'è la quota? Sono 20 euro la quota. Perfetto. E quindi la cassa passa a 604 euro. Per esempio, un'iniziativa interessante proposta da Butapardi, quella di lavorare in open space, potremmo farle, ecco, in futuro abbiamo già i soldi per una sala, per una giornata intera, per un giorno e mezzo, insomma, da effettuare una sala del genere. Sarebbe un'iniziativa secondo me molto adatta a questa associazione, anche perché è un'iniziativa, si tratta praticamente di formare una sorta di comunità tra tutti coloro che partecipano ad Open Space Community, e formare una sorta di think tank per arrivare a delle proposte concrete in ambito, diciamo, ambientale più ampio. Poi ovviamente noi siamo un'associazione che basilarmente si occupa di popolazione ed energia, sono i primi due focus, diciamo, dell'associazione. Quindi io auspico, ecco, che si possa, le risorse almeno per iniziativa del genere le abbiamo. Quindi poi metto tutte in mano ovviamente al prossimo tesoriere che verrà eletto la decisione sulla sede, sui modi di tempo, al presidente e al tesoriere. Basta, io direi di ridurre i tempi al minimo proprio su questo e passiamo alla relazione degli ospiti, ecco, che saranno senz'altro più interessanti. Bravo, grazie. Para interessante. Ringrazio Fabini, informo che si sono iscritti Alessandro Tessari, Nicolino Tosoni,
Silvio Loris e Graziani Bernadetto. E Marco Maria Freddi. Fondi, lei Fondi Lori. Serafini. Diamo la parola ora a Sergio Delia, segretario di Nessuno Torricaio. Grazie Stefano e Guido. Io sono qui per dare una mano. Sono uno scienziato dell'economia, sono uno scienziato dell'ecologia, sono certo appassionato da questi temi, poi conta anche il vissuto personale e ho tentato, tanto in questi anni, Elisabetta mentre era in commissione ambiente alla Camera, è chiaro che poi ho cercato anche di condividere con lei e lei con me le cose, le questioni di cui nel suo mandato parlamentare lei stava a cuore, di cui si doveva occupare proprio per missione, diciamo, istituzionale. Io credo che questo congresso possa essere considerato una tappa verso un rilancio della riflessione innanzitutto e poi soprattutto dell'azione politica, io direi di Rientro Dolce nella misura in cui Rientro Dolce è un'associazione radicale. Io spero che un giorno possa diventare anche uno dei soggetti costituenti del Partito Radicale Non Violento. Noi avremo il congresso, ora non so se nella formula prima, il congresso italiano del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito o un congresso statutario del Partito Transnazionale nei prossimi mesi, e io già all'inizio una delle proposte che faccio è quella che Rientro Dolce aiuti e doti il Partito Radicale degli strumenti di studio, di ricerca e di proposta politica, perché all'interno poi del congresso del Partito Radicale ci sia una sessione importante che rifletta sulle questioni che sono proprie del nostro mandato di Rientro Dolce, ma che io credo sono proprie anche della missione di un partito, soprattutto di un partito transnazionale, di un partito che ha fatto la lotta contro lo sterminio per fame, ormai 30 anni fa, contro lo sterminio per fame nel mondo. Quindi mi immagino un congresso del Partito Radicale in cui il lavoro, l'opera di Rientro Dolce possa essere utile per la riflessione, ma anche in termini di presenze di non solo personalità, ma di studiosi di quella branca dell'economia che è l'economia ecologica sconosciuta in Italia. Certo, abbiamo sentito Edoardo Croci e lui è un economista ecologico, ma penso ai grandi contributi che su questo stanno dando, che ne so, Tim Jackson, Lester Brown, Herman Levy, che a parer mio devono essere contributi propri del dibattito del Partito Radicale Transnazionale, e noi ci dobbiamo organizzare perché questi contributi siano presenti al prossimo congresso del Partito Radicale. Diciamo, quello che dicevo, non sono un esperto né di economia né di ecologia, come dire, mi ritornano utili alcune letture che io ho fatto ormai 20 o 30 anni fa quando ero in carcere, dove certo ho avuto la possibilità, perché di dormire finalmente molto, che è una delle mie attività preferite, o almeno lo era, ora non riesco a dormire più di 6-7 ore la notte, sono anche troppe, ma in carcere ho dormito tantissimo, ma anche ho studiato tantissimo, ho ricordato sempre anche nelle nostre occasioni che lì allora caos e necessità di René Thom, piuttosto che la nuova alleanza di Prigozhin, sono stati, diciamo, le mie letture
preferite, che mi sono ritornate utili. Come mi ritorna utile, ad esempio, il fatto che io ho fatto il liceo classico, e quindi, insomma, avendo studiato il greco e il latino, beh, credo che siano strumenti assolutamente fondamentali per poter capire il senso originario delle parole. E noi mi ha fatto riflettere molto su ecologia, economia, questi due termini che hanno la radice comune, il suffisso diverso, insomma, io no, poi non amo neanche ripetere cose che ho già detto e le ho dette nella commissione del Partito Radicale Transnazionale all'ultimo congresso, poi nel Comitato Nazionale Radicali Italiani, poi nella commissione i radicali italiani all'ultimo congresso, non le ripeterò, però c'è un concetto fondamentale che secondo me noi dobbiamo tutti condividere, che è quello che dice che nessun sottosistema di un sistema finito può crescere all'infinito. È una legge della fisica, ma anche un principio basilare della logica, e l'economia è un sottosistema dell'ecosistema. Ma gli economisti che si sono formati, diciamo, su libri, su testi che spesso nemmeno considerano le risorse naturali, nemmeno accennano ai limiti ecologici, ebbene, sono refrattari proprio a questi concetti e si rifiutano di spiegare, ad esempio, come può un sottosistema economico in continua crescita essere compatibile con un ecosistema che è limitato, che è finito. Beh, gli economisti della crescita, dico con una battuta, fanno spesso come fanno i bambini, no? Quando ad una domanda rispondono con un'altra domanda, no? La domanda del rapporto, non rispondono, ti fanno loro un'altra domanda. Poi sono come gli economisti, quelli della crescita, poi ci sono gli economisti ecologici che sono un'altra razza. Il modello economico della crescita è esattamente questo: non risponde ad una domanda effettiva, ma crea sempre nuove domande, una dopo l'altra, perché è proprio del modello della crescita quello di, appunto, offrire sempre nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi beni di consumo, e per loro natura, perché possono essere riofferti, non devono essere letteralmente beni, come dire, scadenti, che hanno una scadenza. Pensate per esempio a quanto negli anni 50-60 noi usavamo gli elettrodomestici che duravano 15-20 anni eccetera, e oggi invece ti durano 2 anni, e non a caso i certificati di garanzia degli elettrodomestici hanno 2 anni di vita, perché tu lo devi cambiare, perché per reggere quel livello di offerta del sistema produttivo legato ad una concezione che è quella della produttività del lavoro, che è sempre esasperata, e quindi di quel livello di occupazione, tutto si regge a misura in cui ci sia una produzione, e il sistema consumistico che noi conosciamo. E per cui siamo diventati, qui prendo una definizione molto bella del filosofo francese Serge Latouche, che siamo diventati letteralmente dei tossicodipendenti della crescita. Nella nuova economia che noi dobbiamo concepire, alleata, non nemica dell'ecologia, e quindi riportando a unità quei due termini per cui i due suffissi non siano inconciliabili, ma sempre più conciliabili, per usare la stessa metafora di Serge Latouche, dobbiamo dire che noi dobbiamo immaginare una terapia scalare rispetto alla tossicodipendenza della crescita. E a scalare da che cosa? A rientrare da che cosa? Da un modello, appunto, economico, quello della crescita infinita, con il correlato sistema demenziale dell'eccesso di consumi, del consumismo esasperato. Quindi dobbiamo rientrare da questo, e quindi per avere un modello sostenibile in cui le risorse siano preservate, rigenerate, rinnovate, e quindi avere anche un impatto minore in termini di gestione poi di
di metabolizzazione delle scorie, quindi dell'inquinamento dell'aria, della terra, del suolo, dell'acqua, eccetera. Quindi per ridurre il nostro impatto sui sistemi naturali e avviare un processo di sostenibilità dei nostri modelli di sviluppo è necessario e urgente recuperare, poi qui ancora mi aiutano i miei studi classici, il senso originario della parola economia, del fare economia, che è quello di risparmio, quindi risparmio energetico, risparmio nel consumo di tutto, pensiamo all'enorme, all'eccesso dei consumi alimentari, per cui abbiamo un mondo grasso e ricco dei paesi cosiddetti sviluppati che muore della propria ricchezza e dell'eccesso di consumo, per esempio di carne, a scapito di un mondo non sviluppato che invece muore per la mancanza di cibo, eccetera. Ma questo non basta, e qui ritorniamo a noi, alla nostra missione. Non basta, perché è altrettanto necessario e urgente fermare la crescita della popolazione mondiale, anzi, a parer mio, questo è il fattore decisivo ed è proprio il nucleo centrale della proposta della missione di rientro dolce per far fronte appunto alla catastrofe che sarebbe, se noi avessimo 9 miliardi, queste sono le previsioni, di abitanti sul pianeta Terra previste per il 2050. Noi siamo già oggi a 7 miliardi ed è già questo insostenibile per la capacità, come dire, di sopportazione, di carico del pianeta. Con 9 miliardi previsti per il 2050, l'impatto, diciamo, nostro, umano, sui sistemi naturali sarebbe catastrofico, e i suoi effetti, secondo me, sarebbero paragonabili per intensità ed ampiezza a quelli che hanno generato nella storia della Terra i passaggi ai vari periodi geologici, con due differenze fondamentali. La prima è che questo nuovo periodo geologico, per la prima volta, non sarebbe, come dire, determinato, causato dalla catastrofe prodotta dalle forze della natura che si scatenano. Questi erano i passaggi dei periodi geologici, ma sarebbe caratterizzato proprio dal massiccio intervento umano sull'ecosistema, ed è stata trovata una definizione che trovate ormai dappertutto di questo nuovo periodo geologico, non a caso qui l'etimologia è già evidente e spiega tutto. Si chiamerebbe questo nuovo periodo in cui noi siamo collocati, immersi, geologico, rispetto al Miocene e al Paleocene che abbiamo conosciuto. Noi saremmo nel Miocene in questo momento, ma secondo molti noi siamo nell'Antropocene, e questo termine è diventato, cioè è assurdo e gli onori anche della cronaca, quando un anno fa l'Economist ha fatto una copertina in cui avvertiva: siamo entrati nell'Antropocene. L'Economist, che è la più prestigiosa rivista settimanale di economia, ma a differenza del Paleocene e del Miocene, l'Antropocene sarebbe brevissimo. Se i primi due sono stati periodi geologici di milioni di anni, l'Antropocene è brevissimo, ha 300 anni di storia, perché nasce, diciamo, origina dalla prima rivoluzione industriale, viene accentuato con la seconda rivoluzione industriale, con la terza rivoluzione ancora più aggravato, come ripeto, impatto delle attività umane, soprattutto quelle economiche, sul pianeta, sull'ecosistema, e non durerà molto. Non abbiamo i milioni di anni del Miocene e del Paleocene, sarà brevissimo se non si inverte la rotta, se non si passerà ad una immediata conversione del modello economico, del sistema economico, in senso ecologico. Qui apro
qui la divaricazione può essere duplice anche rispetto agli economisti ecologici. C'è un termine che è sconosciuto ai molti, ma ai tecnici è molto conosciuto, che è quello di decoupling, che letteralmente significa disaccoppiamento, dissociazione, ma vediamo di che cosa. Pur di salvare, come dire, il mito, il modello della crescita, e continuare a venerare questo totem che è quello del PIL, di un prodotto interno lordo positivo, gli economisti, parte anche quelli ecologici, sarebbe stato interessante che Croci fosse ancora presente, perché con lui volevo dialogare su questo. Io, dalle cose che ha detto per esempio nella commissione economia e ecologia del congresso dei radicali italiani, mi pare che lui sia per il decoupling, un economista ecologico per del decoupling. Poi ci sono anche quelli non ecologici che hanno questa teoria, cioè come soluzione possibile al problema di un sottosistema economico in continua crescita che sia compatibile con i limiti dell'ecosistema, loro hanno proposto questo disaccoppiamento della crescita economico-monetaria, direi dal consumo di risorse e dal problema di risorse non rinnovabili, non rigenerabili, cioè, e dal problema conseguente delle gestione degli scarti, delle emissioni, eccetera. La loro ricetta sintetizzabile in questa: fare di più con meno. Grazie ad una performance, ad una ottimizzazione delle produzioni che siano favorite da un utilizzo strategico di nuove tecnologie, quindi di nuovi strumenti tecnologici, secondo loro si può ridurre da un lato l'input di materie prime ed energia proveniente dalla natura, proveniente dall'ambiente, per produrre dall'altro beni e servizi a più basso contenuto di materia e di energia, quindi di scarti e quindi di emissioni. Questa è la loro tesi. Io dico bene, ben venga un'economia basata sull'uso più efficiente di materie prime ed energia e sulla produzione e commercializzazione di servizi dematerializzati e non di prodotti, come dicevo prima, materiali non durevoli, effimeri, eccetera. Io già mi accontenterei già della produzione di beni materiali durevoli al posto di prodotti, come dicevo prima, letteralmente scadenti. Ma la verità è che, per quanto si possa, qui c'è il dibattito con gli economisti ecologici del decoupling, si possa dematerializzare l'economia, prima o poi si raggiunge comunque un limite oltre il quale la crescita non può che far aumentare, come dire, quel flusso metabolico negativo di energia e materia che proviene dalle fonti ambientali, passa attraverso il sottosistema economico di produzione e consumo e torna all'ambiente sotto forma di rifiuti. Qui mi soccorre il secondo principio della termodinamica, sull'entropia di Prigogine, che credo di aver capito. Cioè, l'idea di una crescita illimitata, economica illimitata, svincolata dai limiti fisici dell'ecosistema, che sia ottenuta con la performance tecnologica, ottenuta quindi dematerializzando il prodotto interno e lordo, equivale, a parer mio, all'idea di poter superare, cioè, quello che è già insostenibile, cioè il limite della crescita demografica, attraverso la riduzione del flusso metabolico, del metabolismo non solo del pianeta, non solo della Terra, ma anche degli esseri viventi sul pianeta. Qui mi era venuto in mente, ricordi giornalistici di cose uscite, cioè dovremmo un po' riuscire ad essere come un signore che si chiama Prahlad Jani, che è un asceta indù di 82 anni, originario di un poverissimo villaggio indiano del Gujarat, che da 74 anni, ed è oggetto di studio, riesce a sopravvivere senza mangiare e senza bere, no? Un angelo, direi,
puro spirito, oppure essere come un anfibio che vive nelle grotte del Carso lungo 20-30 centimetri, che si chiama, il termine latino è Proteus sanguinus, che ha un metabolismo talmente particolare da permettergli di vivere fino a 80-100 anni, restando, se necessario, anche più di 5 anni senza mangiare, senza cibo. Insomma, per fare un esempio, diciamo, molto vicino a noi, relativo a una rara specie animale umana, dovremmo essere un po' tutti come Marco Pannella, che in un anno metà lo passa senza mangiare e senza bere grazie ai suoi shock della fame e della sete. Insomma, quelli del decoupling, cioè della dissociazione tra gli effetti positivi e quelli negativi delle attività umane, ottenendo, dematerializzando tutto il ciclo produttivo, anche quello dei consumi, e quindi che presuppone non soltanto uso di risorse ad basso contenuto di energia di materia, ma anche uso, cioè consumo di beni a basso contenuto di materia e energia, mi sembra un procedimento che ha un limite, che è quello non soltanto del secondo principio della termodinamica, ma anche della biologia umana. Cioè, non riusciamo a essere come la sceta, se parliamo, ce n'è uno al mondo ed è oggetto di studi di grandi medici che lo stanno sottoponendo a tutte le analisi, così come fa a campare. Ma immaginatevi, non soltanto i 7 miliardi di abitanti del pianeta di oggi, ma i 9 che saremo, a vivere un po' come a quel livello lì. E qui faccio una citazione che è proprio di Herman Daly, fatta già 30 anni fa. Dice: secondo questa logica del decoupling, da prima pigmei, poi pollicini, in seguito grandi molecole, infine puri spiriti, la verità sarebbe necessario diventare angeli per sopravvivere con il PIL dematerializzato, con il PIL angelicato, dice lui. Lo ha scritto 30 anni fa, nel momento in cui lui, come alternativa, auspicava l'instaurazione di un'economia in stato stazionario, no? C'è un'economia a un basso tasso di mantenimento, cioè di uno stock economico di capitale fisico, direi fisso, grazie a un basso tasso di entropia materiale, che lo renda compatibile con la capacità del sistema di rigenerarsi, di rinnovarsi e di assorbire gli impatti. Io direi comunque, sia quelli del decoupling, sia quelli dello stato stazionario dell'economia, condividono la necessità di ridurre, no, l'impronta ecologica delle attività umane sulla Terra. Allora, gli ecologisti definiscono l'impronta ecologica come la porzione di terreno che ogni essere umano, di cui ogni essere umano ha bisogno per vivere, cioè per ricavare le risorse che impiegano e per smaltire i rifiuti che produce. Questa è l'impronta ecologica. L'immagine che io ho di un'impronta ecologica è quella di una gigantesca orma, no? Di un piedone che è umano, lasciato su un piccolo prato di margherite. Cioè, sarebbe un disastro. E noi siamo, secondo me, in questa situazione. Gli economisti ecologici e non del decoupling, al di là delle leggi, quindi della termodinamica, della biologia, dicevo prima, si impegnino pure comunque a salvare l'economia della crescita attraverso un PIL immateriale o angelicato, come dice Herman Daly. Io credo che gli economisti che siamo noi, cioè quelli di rientro dolce, quelli come Herman Daly, Tim Jackson, Lester Brown, io credo che noi dobbiamo continuare a coltivare, ad appellarci invece a un imperativo, che è quello di un rientro dolce non soltanto della sovrappopolazione mondiale, ma anche dell'economia, della crescita infinita, della produzione basata sulla logica esasperata della produttività del lavoro e quindi dei consumi. Il
tema è quello, è questo qui: prosperità senza crescita, economia per il pianeta reale, che è appunto uno degli ultimi libri di Tim Jackson, che è frutto, Tim Jackson è un economista, lui è stato commissario per l'economia all'interno della Commissione Sviluppo Sostenibile del Regno Unito, un lavoro che è durato 2 o 3 anni di questa commissione, che ha svolto indagini appunto sui rapporti tra crescita economica e sostenibilità. All'obiezione secondo cui, ricordo un intervento di Emma, cioè più che un intervento, un'interruzione di Emma, il mio intervento di qualche mese fa all'interno del Comitato Nazionale Radicale Italiano, nella nuova economia ci sarà una crescita diversa, ma comunque di crescita si tratta. Tim Jackson lo spiega in questo e risponderebbe che la nuova economia ha 3 caratteristiche che avrebbero un impatto significativo sulla potenziale espansione dell'economia nel suo complesso e tenderanno queste 3 caratteristiche a rallentare la crescita. Guarda, sinteticamente la prima caratteristica che segnala Tim Jackson è che l'imposizione di limiti ecologici all'attività economica di fatto non farebbe crescere il PIL dell'economia. La seconda caratteristica della nuova economia è la transizione strutturale verso certe tipologie di attività umane basate sui servizi e quindi ad un'alta intensità di lavoro e non ad un'alta intensità della produttività del lavoro, cioè più occupati e non pochi occupati con più capacità produttiva. La terza caratteristica prevede di destinare una porzione significativa delle risorse finanziarie allo sviluppo di forme di energia, penso al sole, alla geotermia, insomma, rinnovabili. Ebbene, tutte e 3 queste caratteristiche di per sé costituiscono una non riconversione, ma una conversione dell'intero sistema economico basato quindi sull'alta intensità di lavoro, l'esasperazione, l'eccesso dei consumi, invece su un sistema economico basato invece su un'alta intensità di lavoro e basato sull'efficienza energetica, sul risparmio energetico, cioè basato su che cosa? Su un fare economia nel senso comune e tradizionale della parola economia, cioè fare risparmiare, fare economia, fare risparmio. Quindi questa transizione con queste 3 caratteristiche sarebbe non soltanto immediata ma urgente e necessaria, più sostenibile dal punto di vista ecologico, ma anche più responsabile. Sarebbe un mercato più onesto, quello che oggi vede, come dire, la privatizzazione dei profitti come al solito, la socializzazione delle perdite, perché in tutti i bilanci, che siano quelli aziendali, che siano quelli nazionali, che siano quelli mondiali, no? Il PIL conteggia soltanto gli aspetti, diciamo, monetari e positivi della crescita, ma voi non troverete un bilancio dell'Italsider o oggi dell'Ilva, del petrolchimico, che internalizzi i costi indiretti, cioè quelli negativi, cioè il consumo, lo sfruttamento di risorse non rinnovabili e soprattutto le emissioni, no? le scorie. L'energia nucleare sarebbe perfetta perché non produrrebbe appunto aumento della CO2, non inciderebbe sul clima, la deforestazione, eccetera, con un piccolo particolare che non vengono calcolati in queste potenzialità, ecco, la gestione delle scorie, l'immagazzinamento delle scorie, è lì che poi casca l'asino. Quindi se i bilanci aziendali delle società che producono, diciamo, ad alto contenuto di sfruttamento di risorse, diciamo, sulla base fossile, insomma, del carbonio, ed emettono
quella mole di appunto anidride carbonica nell'atmosfera che poi ha degli impatti sul clima, sulla deforestazione, su tutto, anche sul ciclo poi della alimentare, eccetera, se venissero internalizzati questi costi, qualsiasi bilancio aziendale, nazionale, un bilancio e mondiale sarebbe fallimentare. Come fallimentare? Perché noi siamo arrivati ai limiti, abbiamo superato i limiti della capacità di carico appunto dell'ecosistema su questo. Con le ricette proposte da Tim Jackson, l'economia non crescerà, rallenterà, vabbè, peccato, ce ne faremo una ragione, o meglio, come dico io, faremo di necessità virtù, che è un po' quello che noi per fare bene le cose dobbiamo sempre fare, un po' anche nella vita personale. Quindi che l'economia in senso tradizionale, basata sulla, ripeto, sulla produttività del lavoro e la produzione esasperata dei consumi, rallenti, si raffreddi fino a raggiungere uno stato stazionario, non voglio parlare di crescita, uno stato stazionario non è, non sarebbe una maledizione, ma una benedizione, non soltanto per la prospettiva, per il futuro dell'ecosistema, per le future generazioni, ma anche per la vita nostra personale. Pensate a quanto noi consumiamo per alimentarci e quanto potremmo invece risparmiare e stare meglio nel abbassare il nostro contenuto di proteine, il nostro consumo di carne, eccetera. Come dice Tim Jackson, è la prosperità e il benessere quello che deve essere l'obiettivo di tutte le attività umane, non quello della crescita, anche perché siamo arrivati ai limiti della capacità di carico della natura, dell'ecosistema, di reggere proprio questo tipo di modello, questo tipo di capacità di carico, è un concetto fondamentale di tutto, cioè vale per la nautica, vale per il sistema dei trasporti, vale per la sedia su cui siamo seduti, no, la capacità di carico ha un limite, se noi con la nostra attività, con il nostro peso, pregiudichiamo questa capacità e lo superiamo questo limite, è chiaro che crolla tutto e noi siamo ai livelli, a un livello nel quale se procediamo ancora in questo senso si supera quella soglia critica, no? Dalla quale poi non si può più ritornare indietro, non si può più rientrare, ma il nodo fondamentale della crisi che incide soprattutto sulla capacità di carico e sono questi 7 miliardi di abitanti sul pianeta, i 9 miliardi che saremo fra una trentina anche 40 anni, e quindi è quel piedone, quell'impronta ecologica, quell'enorme piede sul prato di Margherite che è distruttivo. Grazie. Un suggerimento di riforma che è fatto da chi è nella stessa mentalità. Quando tu dici vabbè, aumentiamo il prezzo, manteniamo il sistema, sei all'interno di dire vabbè, se dobbiamo comprare del legno, ma no, lo pagheremo un milione al metro cubo, basta che metto la quantità necessaria, ci si riesce pure a farlo. Il problema è che non bisogna usare un metro cubo di euro, ma neanche se la pagasse un miliardo. Allora, quindi si tratta di un problema a questo punto che è di mettere la tessera, di razionare la materia utilizzabile se uno vuole fare qualche cosa di nuovo. Se noi non pensiamo, se noi pensiamo che il razionamento sia un metodo di influire sul mercato e di dirigerlo, allora ci scandalizziamo di una cosa di cui ci siamo sempre scandalizzati, ma non vogliamo cambiare.
mi sembra che non lo siamo, non otteniamo il risultato. Brevemente, no, è una questione di contabilità. Se venisse inserita nella contabilità, ripeto, aziendale, nazionale, mondiale, anche la contabilità ambientale, sarebbe immediato a questa transizione. Io non sto proponendo di salvare il sistema penalizzando i costi, la sola idea, tant'è che l'ILVA ha detto io chiudo se devo pagare la bonifica, è bene che chiuda, perché non può esistere appunto la logica della privatizzazione dei profitti e della socializzazione. Se il concetto di socializzazione delle perdite che venisse messo in discussione e venisse invece internalizzato, la sola idea di dover mettere a bilancio quello che hanno consumato di risorse naturali e quello che hanno prodotto in termini di disastri ambientali, sanitari, eccetera, l'azienda è chiusa, perché è un'azienda obsoleta e decotta, e le aziende decotte non vanno salvate. Quindi l'internalizzazione dei costi è semplicemente la minaccia che si fa a un tipo di modello economico che non è più sostenibile, e quindi la sola idea di dover contabilizzare le tirerebbe fuori dal mercato. Il mercato, perché il mercato non dice la verità sui prezzi reali di quello che si mette sul mercato, perché questi prezzi sono fasulli, non conteggiano i costi indiretti, i costi esterni. Quindi si tratterebbe di mettere dei costi tali che non siano pagabili e quindi di ottenere il razionamento. Scusamente. Comunque compensa, comunque è per forza compensata la situazione, perché poi l'imprenditore deve per forza vedere in conto anche ma, scusate, poi ci sono interventi, voglio ringraziare Libere TV, mi è arrivato forse un messaggio, perché noi stiamo trasmettendo, la stream sta funzionando, c'è anche la chat, adesso vado a guardare, scusate il messaggio di servizio se ho interrotto questa cosa che poi possiamo approfondire. Adesso deve parlare Elisabetta, scusa, è solo un cappello, è giusto che vieni Elisabetta, sempre nel ringraziarla. Visto che noi abbiamo dato un titolo a Nuova Alleanza, perché riprendevamo sia il libro che l'intervento anche di Sergio fatto in congresso, e la Nuova Alleanza si farà. Allora, tu che sei, diciamo, più di noi, sei proprio front-end con quello che poi non realizza l'ambiente, con la politica, sei inserita nelle commissioni. Ti chiedo poi anche un parere, quando parlerai ovviamente di quello che ti pare, come mai tutte queste cose che appaiono di un'evidenza poi non si realizzano? Cioè, qual è il muro, come percepisci tu l'arrivare a questo punto di cosa? Una domanda, scusa, non sono uno spunto, grazie. Volevo ancora soltanto terminare quello che stavo dicendo a Sergio, per dire come esempio di possibile cambiamento di mentalità alla base delle riforme. Noi finora abbiamo sempre, compreso la retroviria del Tordolce, sostenuto che con la tassa, con le tasse la carbon tax, esatto, con la carbon tax, noi avremmo ottenuto uno spostamento dei consumi da consumi più energicamente costosi a quelli meno costosi. Questo va bene, ma se poi uno è disposto a pagare la carbon tax, allora non va più bene. Ho sentito negli ultimi mesi, mi sembra, della proposta di una commissione interparlamentare inglese che riguarda le tradable energy quotas, che, per dirlo in modo forse che non dice bene la sostanza, consiste in una specie di tessera per cui quando uno compra dell'energia paga coi soldi e poi coi bollini. Naturalmente è fatto un sistema moderno, questo lo facevo anch'io in tempo di guerra, però fatto in modo che siano su computer e che siano vendibili. Questo significherebbe che ogni anno lo Stato dice bene, allora quest'anno i bollini sono questi, si compra fino a questo livello, finché ce li avete, giocateveli fra di voi come volete, non più di così non comprate, pagateli pure anche un miliardo, ma sono questi. Quindi con questo sistema qui noi assicureremmo che ci sarebbe un ente pianificatore
che gestisce le risorse della terra e che non fa il piano quinquennale, ma qualcosa del genere. Quindi la parola, diamo la parola ad Elisabetta, che sarà sicuramente Elisabetta. Grazie, grazie anche perché anch'io, insomma, come Sergio, considero Rientro Dolce un'associazione radicale che deve essere inclusa anche nella galassia e diventare costitutiva, soggetto costitutivo del Partito Radicale Transnazionale, che ebbe il merito, e su questo poi io insomma, vorrei, di questo vorrei parlare, di lanciare ancora negli anni Ottanta quella fondamentale campagna contro lo sterminio per fame nel mondo, allora, perché gli organismi internazionali ci parlavano, ci raccontavano di tassi di mortalità inaccettabili che si potevano anche evitare soltanto aumentando gli aiuti allo sviluppo. E parto da qui, che è un connotato fortemente radicale, per della nostra storia radicale, per arrivare ad un oggi in cui questo problema è molto più grave che allora, perché non riguarda più soltanto quella parte di mondo che è l'Africa subsahariana, ma riguarda l'intero nostro pianeta, che sta attraversando un momento di transizione da un'epoca di abbondanza di cibo a un'epoca di scarsità di cibo. Noi sappiamo, chi più di Rientro Dolce ne è consapevole, di come la popolazione mondiale, diciamo intorno agli anni 50, si aggirasse sui 2,5 miliardi di persone, e in una situazione, quella che è stato secondo gli ultimi 50 anni del secolo precedente, la seconda metà del secolo scorso, in cui la questione dominante era proprio la sovrapproduzione anche di cibo, con enormi surplus di cereali, cioè quantitativi che restavano alla fine dell'anno, quindi ad inizio del nuovo raccolto, con semmai allora il problema dell'accesso ai mercati da parte degli esportatori di cereali, e comunque in una situazione in cui c'erano ancora vaste superfici di campi che si potevano nel frattempo anche mettere a riposo. Bene, noi siamo arrivati oggi con una popolazione di 7 miliardi di persone, in cui abbiamo sostanzialmente perso questi due cuscinetti, questi due elementi che consentivano di avere una sicurezza, di assicurare una sicurezza alimentare, cioè il surplus di produzione da un lato e il tempo e anche i terreni da mettere a riposo tra un periodo e l'altro. Noi abbiamo visto che cosa questa situazione ha anche causato sul piano internazionale tra il 2007 e il 2008, con la tensione che c'è stata sui prezzi alimentari, che oltre ad aver causato la morte di molte persone per fame e comunque aver portato alla fame un numero elevatissimo di persone, ha anche scatenato numerose proteste e rivolte in molti paesi. Per cui noi oggi ci troviamo ad affrontare la questione della sicurezza alimentare non più con appunto una situazione di sovrapproduzione o quindi di possibile programmazione, ma praticamente ormai di anno in anno. E poi sperando che ogni anno si riesca a produrre abbastanza per soddisfare la crescita della domanda, ma questo equilibrio diventa sempre più precario.
E a questa situazione che ho cercato di descrivervi, poi va aggiunta la sostanziale crisi in cui i vari sistemi naturali ormai si trovano, perché vivono anch'essi uno squilibrio tra l'eccesso di domanda rispetto a quella che è l'offerta. E da questo punto di vista io vorrei anche ricordarvi quello che ho riferito intervenendo in plenaria al congresso di Radicali Italiani come fotografia un po' dello stato in cui si trova il nostro pianeta, cioè un pianeta in cui la metà degli esseri umani vive in paesi dove il livello delle falde acquifere sta calando e i pozzi si stanno prosciugando, dove anche l'erosione del suolo supera ormai la formazione di suolo su un terzo dei terreni agricoli mondiali e questo sta privando la terra della propria fertilità. C'è poi il problema anche della desertificazione legata all'aumento esponenziale di animali che poi noi mangiamo. Parlo di bovini, di pecore e di capre che sono in continuo aumento a un livello tale da poter dire un uomo e un capo di bestiame, a un ritmo che sta crescendo pari a quella che è la crescita demografica. Quindi potete immaginare questo cosa significa in termini di impatti su le aree agricole che appunto si stanno progressivamente trasformando in deserti. Ma poi stiamo perdendo più di 5 milioni di ettari di foreste all'anno perché le disboschiamo o per ricavare terreni agricoli che appunto progressivamente mancano, oppure perché la legna ci serve per vari usi, a partire dalla produzione di carta, oltre che tutto quello che è connesso alla lavorazione del legname. E il dato anche molto grave è che 4/5 delle specie ittiche oceaniche sono state pescate al limite della loro capacità e spesso anche oltre e vanno verso un vero e proprio collasso della loro capacità di riproduzione. Allora, di fronte a questa situazione, la riflessione che con voi vorrei avviare è che noi ci troviamo a dover far fronte ad un nuovo tipo, ad una nuova forma di insicurezza o assicurare un nuovo tipo di sicurezza, nel senso che lo stato di malessere in cui versa il pianeta sempre più costringe intere popolazioni all'esodo e i profughi cosiddetti ecologici superano ormai quelli che sono i profughi o l'esodo o le forme di esodo legate a ragioni politiche rispetto a chi fugge da sistemi, da regimi dittatoriali o da stati di guerra civile, perché ormai c'è un numero che cresce costantemente di persone che scappano da carenze di acqua, da carenze di cibo, cercano terreni coltivabili, fuggono da stati di desertificazione o altre eventi catastrofici cosiddetti naturali come le alluvioni e gli uragani di cui sempre più vediamo gli effetti. Quindi noi dobbiamo far fronte ad un nuovo concetto di sicurezza per il nostro tempo e per la nostra società, non più quella sicurezza, cioè è passato in fondo il tempo della sicurezza internazionale garantita, ma allo stesso tempo anche minacciata dal complesso militare industriale, è, a mio giudizio, arrivato il tempo della sicurezza alimentare, quindi torno a quello che di cui volevo parlare all'inizio, che è minacciata proprio da quel sistema economico della crescita continua di cui ha parlato Sergio, ma che ben conoscete tutti voi, che è materiale, è quantitativo ed è proprio all'origine poi di quella instabilità del clima, di quella carenza
di acqua, di cibo e della continua crescita della popolazione e della povertà. Allora, se c'è un nuovo concetto di sicurezza rispetto al quale dobbiamo riflettere, dobbiamo ragionare anche sul piano politico di quali iniziative, di quali strumenti attivare per cercare di salvarci o comunque di assicurare un benessere quanto più diffuso, io credo che sia molto importante, e anche questo in realtà appartiene ad una storia radicale che credo vada assolutamente recuperata e rilanciata, magari reimmaginata attraverso iniziative che tutti insieme dovremmo farci venire in mente. Però uno studio importante di Lester Brown, che è uno di questi autori citati anche da Sergio, ha calcolato come a grandi linee per affrontare congiuntamente i problemi legati alle emergenze della povertà e del risanamento ambientale, aspetti che vanno affrontati assolutamente congiuntamente, perché non si può intervenire soltanto su uno di questi aspetti trascurando l'altro, perché in realtà sono intrinsecamente connessi e la soluzione di soltanto uno di questi aspetti è imprescindibile dalla soluzione e dall'approfondimento di tutti gli altri aspetti legati. Bene, dicevo che per il ripristino sociale ed ecologico del pianeta, Lester Brown calcola che serve una spesa addizionale di 185 miliardi di dollari annui, quindi una spesa aggiuntiva a quello che già si stanzia per cercare di far fronte a queste emergenze, e definisce questa cifra come un nuovo budget per la difesa, quella di cui parlavo all'inizio, e questi 185 miliardi di dollari annui corrisponderebbero al 12% delle spese militari globali, che ammontano grosso modo a 1.500.000 miliardi di dollari annui, cioè 1.500. Scusatemi, 1.500 miliardi di dollari annui vengono spesi appunto in difesa militare, e destinando annualmente progressivamente il 12% di queste spese militari globali, noi potremmo realizzare un piano appunto per far fronte alle emergenze della povertà e del risanamento ambientale della terra. Io credo che questo sia un punto centrale. Noi con Sergio stiamo qui a Bologna, dopo aver trascorso quasi due giorni ad un importante, bellissimo incontro promosso da il professor Veronesi nell'ambito di uno dei suoi progetti che si chiama Science for Peace, in cui abbiamo parlato anche di questi temi legati alle emergenze ambientali, abbiamo parlato molto di giustizia, ha lanciato una proposta che anche questa appartiene alla storia radicale dell'abolizione dell'ergastolo, ma la cosa importante che lui ha detto è che la scienza ha dimostrato che noi uomini siamo animali pacifici e che l'aggressività non è iscritta nel nostro DNA. Io credo che questa considerazione, che non è neanche una considerazione, in realtà è un'affermazione che ci viene dal mondo della scienza, debba portarci a letteralmente riconcepire le politiche in atto alla luce anche di questa nuova alleanza tra uomo e natura, perché se è vero che l'uomo non ha nel proprio DNA l'aggressività, ma è qualcosa che poi acquisisce nel corso della vita, beh, molto spesso io ho sentito dire, no, dobbiamo difenderci dalla violenza della natura, mentre invece credo che questa considerazione ci debba rafforzare nelle nostre convinzioni della possibilità che un altro mondo è possibile, un mondo di non violenza. E rispetto a quello che tu prima, Stefano, dicevi, come mai quello che
appare così evidente, così eclatante, non trova riscontro in decisioni adeguate alla gravità del problema, io penso che non ci sia minimamente la consapevolezza dello stato in cui siamo immersi e in cui versa il nostro pianeta. Questa è una grandissima sfida che noi abbiamo di fronte, che è quella del far conoscere lo stato del pianeta, e io credo che a partire anche dalla dimensione radicale, dalla realtà radicale, dalla galassia radicale, rientro dolce dovrebbe porsi un obiettivo di informazione costante di tutti noi iscritti ai vari soggetti di che cosa sta accadendo, anche magari a partire, ci sono, ne abbiamo un po' parlato, queste pubblicazioni importantissime da parte di persone che ormai da anni lavorano su questi temi e progressivamente arricchiscono di informazioni, di dati, di considerazioni, di valutazioni, di idee questo dibattito, di cui però io credo che noi stessi, noi radicali, non ne siamo a conoscenza, ma non solo a livello di iscritti, ma anche a livello di dirigenti. E quindi questo è una lacuna che io vi chiedo e vi invito a colmare con un lavoro. Penso che sono tu, Piccarino, fa quotidianamente una newsletter sulle notizie principali sulla pena di morte nel mondo che mandiamo ai nostri iscritti. Rientro dolce potrebbe, non dico quotidianamente, non so se settimanalmente, ma mensilmente, realizzare una newsletter telematica da mandare a tutti gli iscritti con i fatti più importanti che sul fronte ambientale sono emerse nell'arco di questo periodo. Già questo, secondo me, sarebbe un contributo e un aiuto alla crescita di un dibattito che, insomma, non è poi così facile e scontato, nonostante, ripeto, il background, la storia radicale. Noi parliamo molto di memoria, di consapevolezza di quella che è la nostra storia. Io credo che ci sia un rischio altissimo che tutto questo purtroppo sia dimenticato, quindi va ricordato, ma anche va valorizzato con quello che di nuovo accade e anche appare nel mondo. Grazie. Grazie. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa, ma forse abbiamo anche sbagliato indirizzare. Io non l'ho ricevuta. Anch'io. Io ho la e-mail intasata e non so come fare a disintegrarla. Dovresti cancellare un po' di mail. Rientrare dalla sovrappopolazione. Devi rientrare dalla sovrappopolazione di mail. Ma non so dolcemente, ma drasticamente. Sì, ma non ho la tecnica. Idraulico liquido. Allora non puoi fare neanche il backup. Se non c'è manco la tecnica. Ecco, quindi noi facciamo questa rivista ogni a scadenze indeterminate, perché la facciamo raccogliendo testi di vari autori, traducendoli e dandoli a seconda per campo. Quindi se voi ci aiutaste a fare un indirizzario, magari forse va meglio. Poi, per quanto riguarda la consapevolezza dello stato del pianeta, sono d'accordo con te, ma non credo che sia casuale, perché io sono convinto che agli alti livelli dell'economia mondiale questa cosa si sappia, e che in effetti l'improvvisa necessità della finanza di rientrare dei prestiti fatti finora, colpendo ora un paese, ora un altro, ma può darsi che sia dovuto a speculazione, d'accordo, ma potrebbe anche darsi che stanno pensando che qui è meglio adoperare il denaro per salvare il salvabile, e quindi
chiedere indietro i soldi e cominciare a, mettere, a trasformarli in beni reali, perché la, questa crisi è una crisi di origine ecologica, dei limiti del pianeta. Quindi se ci sono dei limiti di crescita non ce n'è più, quindi gli interessi non li pagano più, anzi non li pagano neanche il debito, sarà bene dare i soldi ai poveri, onde spogliarli, che poi anche se i soldi non ci sono più, io non ne ho più, ho soltanto più l'intero mondo, e per il resto se lo prendono pure loro. Okay. Adesso volevo sapere se abbiamo... Dobbiamo chiamare il Rossi perché sono le 4 già passate. Ecco, è pronto oppure dobbiamo adesso fare un intervallo? Allora, io propongo di fare 10 minuti di intervallo in modo che tutti mettano d'accordo. No, ma no, lui mi sta aspettando. Ah, si sta aspettando, allora va bene. Aspetta, dove troviamo questo cellulare? Non siamo in gioco perché stanno i soldi. No, mi sembra che è carico. Quanto ci vuole? No, intanto di che stiamo... Dopo c'è Alessandro Tessari, poi c'è Gianfranco Bologna forse. Guido, intanto di che stiamo in attesa del collegamento con Aldo Rossi, sì, siamo in attesa del collegamento con Aldo Rossi, infatti io avevo proposto una sosta di 5 minuti anche per prendersi un caffè. Facciamo la sosta. Hanno detto di no. No, vediamo se rispondono. Il silenzio radio è terribile. Ah, sì? Ma io non mi rendo neanche conto di stare. Il silenzio radio è terribile. Guarda, non ah, dirlo due volte. Perché secondo te io sarei un tappabuchi. Sì, esatto. Cioè, sono il signore del buco. Ma è meglio darti la parola a intervalli così, così magari tutto, riempiendo i buchi magari ti esaurisci. Grazie. Per l'orgoglio. Allora, visto che sono un tappabuchi, io sono ignorante in materia. Ma qui ho scritto 1950 2 miliardi e 500 milioni, 2012 7 miliardi. Io mi ricordo alla, alla riedizione della Fiera di Tripoli 1960, io ero ancora al liceo, e dicevano arriveremo al 2000 a 7-8 miliardi. Quindi siamo solo a 6, no? Siamo nel 2007. Adesso solo a 7. Cioè è un aumento in questi 60 anni di 75 milioni all'anno. Anche se riduciamo a 50 milioni, il problema è solo spostato in avanti. Pronto, buongiorno professore. Sono... Ciao, come stai? Bene, bene, siamo qua, c'è Zappetta, c'è Sergio, c'è Ferretti, ci sono un sacco di introdolcini e adesso noi... Dolcisti, prego. Esatto, esatto, dolcisti, dolcisti, siamo tutti... Guarda, noi possiamo attaccare il telefono in maniera che si sente, si registra anche su Radio Ticale, che poi lo mandiamo, andiamo in maniera tale che tu parli fra poco. Se mi dai il permesso, io ti faccio parlare, ti faccio fare l'intervento. 5 minuti, 5. Sì, noi interroghiamo, nel senso che tu cominci a parlare, ma poi magari facciamo due domande, facciamo le nostre obiezioni, poi ci fai. Sì, 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 una cosa di base, no, il tutto quanto, quanto tu vuoi, cioè, nel senso, cioè quanto vuoi, secondo dei limiti. Cosa facciamo di intervento? Un quarto d'ora, va bene, un quarto d'ora. Un quarto d'ora sforabile, diciamo, un quarto d'ora sforabile. Non alla pannella via. Va bene, aspetta che ti colleghiamo, Bravo. Bravo. Sforabile. Pian? Un breve intervento. Sforamento, oh, sicuro. Sforamento, secondo me, gioco non sono l'ordine. Pronto? Pronto, pronto. A me si sente. Mi sentite? Sì, a te, ti sento bene. Ah, perfetto, va benissimo, grazie. Allora, noi siamo in ascolto, noi abbiamo letto il tuo documento, insomma, per questo stiamo parlando, sai, del carico del pianeta, come accennavo, c'è la prima parte assolutamente, diciamo, condivisibile, poi c'è la seconda parte, molto interessante, che un po' noi non siamo architetti, un po', noi siamo dei dubbi, siamo un po' un filo un po' più catastrofici, nel senso che pensiamo che le opere di 20-30 anni siamo molto dubbiosi, proprio, pensiamo che è un'urgenza dello stato del pianeta, e comunque c'è un dibattito aperto interessante, quindi noi ci teniamo veramente a... sentirti, ascoltarti, ovviamente anche interloquire, ma vorrei dirti che sarà un'interlocuzione che non è che si ferma qua, nel senso che
finalmente stiamo un po' riannodando i pezzi che ci sono di valore in questa, diciamo, galassia radicale. Cioè, poi siamo pochi, almeno ci dobbiamo mettere giù. Potenziale reciprocamente, in sinergia. Esatto, quindi guarda, ti lascio la parola, ma sei tranquillo che interrompiamo, io sono qua e eventualmente ti... Ma passiamo con una domanda nostra. Sì, sì. Come? Una domanda, perfetto. Qualcuno vuole fare una domanda al professor Rossi? Elisabetta, di partire dalla questione. Spiegaci lo stato di Allora, Elisabetta suggerisce di raccontarci qualcosa sullo stato del pianeta, così poi come lo vedi tu, diciamo, in che situazione siamo. Io vorrei partire da una considerazione alla quale credo sia indispensabile decollare, cioè dal secondo dopoguerra si è realizzata nel pianeta la più grande espansione demografica e urbana della storia dell'umanità. Cioè si è esplosa con la terza rivoluzione industriale, alimentata dall'energia atomica, dall'informatica, dalle ipertecnologie avanzate, una rivoluzione nuova rispetto a quella del petrolio e dell'elettricità, che ha creato un potenziale straordinario. Allora, questa rivoluzione praticamente ha spinto impetuosamente verso la globalizzazione, la società massificata e l'economia consumistica, nonché le megalopoli che sono esplose, diventando ingovernabili. Io vorrei che questo punto fosse chiaro, cioè la crescita illimitata e ingovernabile delle metropoli è una realtà. Nessuno può farci nulla di fronte a questa come dire, esplosione. Allora, se noi consideriamo questo dato, occorre veramente chiedersi: ma come mai siamo arrivati a questo punto? Cioè questa esplosione della terza rivoluzione industriale, che c'è una potenza inaudita basata sulla tecnoscienza, appunto l'automazione, l'informatica, eccetera, è fondata su un mito falso, cioè che la terra e la natura sia una riserva da utilizzare a volontà, da consumare a volontà. Questo è clamorosamente falso. Ma com'è possibile che nessuno si è accorto di questo dato in 250 anni? Perché sia chiaro che il modello di sviluppo occidentale fonda direttamente sulla rivoluzione scientifica e tecnologica, da Galileo in poi, Bacone, Cartesio, e si è ingenerato un equivoco che la natura non la possiamo consumare a volontà. Non è vero affatto. La cultura contemporanea, cioè quella che è stata evidenziata anche simbolicamente alla prima giornata della Terra, il 22 aprile del 1970, indetta da Barry Commoner, che è morto recentemente, che è il decano dell'ecologismo, ha dimostrato invece che questo è clamorosamente falso. Tra il 68, io vorrei segnalare a questi amici questi dati, questa letteratura è fondamentale, tra il 68 e il 72 c'è stata una presa di coscienza straordinaria di questi problemi. Nel 68, e l'Italia è stata protagonista solitaria di un'iniziativa, Aurelio Peccei e il Club di Roma, fondato nel 68, dettero incarico all'MIT di fare uno studio tenendo conto di alcuni parametri come l'aumento della popolazione, l'alimentazione, la carenza di energie, le risorse che si consumavano in maniera incontrollata, e capire quali erano i limiti dello sviluppo. Ebbene, dopo 4 anni questo straordinario libro, I limiti dello sviluppo, ha chiarito che praticamente il pianeta non ce la fa più, cioè noi consumiamo molto di più di quello che la natura è capace di rigenerare. Allora il problema
diventa grottesco. O noi prendiamo consapevolezza di questo fatto, oppure siamo destinati a soccombere. Perché se l'umanità ha impiegato 2 milioni di anni per arrivare al primo miliardo di abitanti alla fine del Settecento, poi ha impiegato soltanto nel 1930, quando sono nato io, ho trovato 2 miliardi di persone. Ora che scompaio, io lascio 7 miliardi di persone. Ora è una cosa inaudita, la mia generazione ha visto moltiplicare gli abitanti del pianeta da 2 a 7 e più miliardi di abitanti. Allora questa è una cosa, il pianeta è stato calcolato per tutto il pianeta, un dato dei dati significativi. Cioè sulla impronta ecologica, cioè quanto spazio, territorio e energie occorrono per i consumi dell'uomo. Ebbene, sono usciti fatti raccapriccianti, cioè il modello di sviluppo americano, cioè quello iperconsumista, ha bisogno di 3 pianeti solo per il suo sviluppo. L'Europa avrebbe bisogno perlomeno di un altro. Beh, gli altri miliardi di persone che fanno muoiono. Allora il problema diventa veramente ingovernabile. Allora occorre una rivoluzione nel nostro modo di pensare, cioè noi dobbiamo realizzare la transizione dal paradigma meccanicista riduzionista, quello che ha permesso di fare la rivoluzione industriale, la scienza appunto baconiana, galileana e cartesiana, a un modello di sviluppo diverso, verso una visione dei problemi organica olistica, cioè di vedere il tutto, cioè da una visione analitico-matematica a una visione olistica, ecologica, cioè sistemica. Io guardo il sistema e vedo le relazioni. È stato segnalato con grande chiarezza che i premi Nobel fino agli anni 70 li pigliavano chi ragionava in termini appunto analitico riduttivi, cioè si pigliava un problema, si tagliava a pezzi più piccolo, più piccolo, si analizzava fino all'atomo, ai subatomi, eccetera. Poi c'è stata una svolta, c'è un libro interessante di Capra che si chiama appunto Punto di svolta. Negli anni 70 si è cominciato a capire che se io procedo in questo modo mi sfuggono le leggi di relazione tra le parti, cioè mi sfugge il sistema, i collegamenti, e allora la visione olistica, cioè del tutto, è una concezione diversa. Sono scoperte inaudite, si è scoperta la teoria del caos, si sono scoperti settori strepitosi come la teoria dei frattali, l'ecologia ha fatto progressi giganteschi. Allora chi vede il tutto capisce che le relazioni sono più importanti che non le parti o la somma delle parti. Ebbene, questa grande rivoluzione epistemologica, perché si tratta di fondamenti della visione, diventa fondamentale, se non ci sfugge la realtà. Ognuno di noi, calato nella dimensione della rivoluzione industriale, non riesce a fare questo passaggio all'era post-industriale, cioè all'era organico-olistica, per cui siamo tutti vittime di questo modo di pensare passato. Allora il grande sforzo è realizzare questa transizione, cioè riscoprire il paradigma ecologico e la realtà dei limiti dello sviluppo. Se noi riusciamo a capire che lo sviluppo ha dei limiti che occorre capire, noi non risolveremo i problemi. Einstein diceva appunto: non possiamo risolvere i problemi se non abbandoniamo il modo di pensare che li ha creati. E quindi guardare alla natura con una visione completamente diversa. Non bisogna far violenza alla natura, diceva Epicuro, bisogna persuaderla. Questa è il modo e la concezione che io adotto. Perciò io sono sospettoso contro chi insiste sul paradigma meccanicista, ma anche contro chi si diletta a fare il catastrofista, perché anche io sono catastrofico, però io ho bisogno di risolvere il problema. Non posso, il buon selvaggio che torna alla natura è un mito, che la natura non c'è più, la natura è ormai compromessa a un punto tale
che se noi non come dire, capiamo che dobbiamo rivoluzionare il nostro stile di vita, io insisto sempre su un termine, noi dobbiamo andare verso una nuova frontiera eco-metropolitana, non dica eco-metropolitana, eco-metropolitana, non possiamo rinunciare alla nostra conoscenza e tutto quello che abbiamo. Naturalmente poi diciamo bisogna anche tenere conto che la rivoluzione la fa, è una rivoluzione difficilissima, temeraria, perché bisogna riabituare a un modo di pensare organico. Prima della rivoluzione industriale c'era una cultura organica, cioè le città erano piccole in equilibrio con l'ambiente. Oggi sono megalopoli di 30 milioni di abitanti. Tutta l'Europa all'epoca di Augusto aveva 30 milioni di abitanti. Ora i 30 milioni di abitanti stanno concentrati tutto per via a Tokyo. Come si fa a governare un organismo? Questa era megalopoli. Poi forma il sistema con altre megalopoli intorno e si crea un arcipelago, una galassia incontenibile e incontrollabile. Quindi diciamo sono problemi inauditi. Allora occorre di fronte a questi problemi veramente, come dire, una rivoluzione interna, cioè quella rivoluzione epistemologica che ci consente di cambiare visione, cambiare ottica nel guardare la realtà. Allora io vorrei ricordare pure un'altra frase molto importante di Seneca, il quale diceva: non è perché le cose sono difficili che noi non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Allora il problema è interessante, dobbiamo, cioè c'era un motto del 68 molto affascinante che diceva: vogliamo tutto. Allora se noi, quindi io amo i catastrofisti, però li provoco e voglio soluzioni dai catastrofisti, non possiamo andare più nelle caverne, perché non c'è niente da fare. Noi dobbiamo non possiamo rinunciare alla potenza tecnologica, quindi abbiamo bisogno di solo, la tecnologia è un mostro, ma solo affrontando questo mostro noi riusciamo ad affrontare i problemi giganteschi che ci sovrastano. Ormai la esplosione demografica megalopolitana minaccia la sopravvivenza del pianeta. Questo è un dato di fatto. Allora come si fa a vincere la sfida? Bisogna andare verso questa nuova frontiera megalopolitana, ecomegalopolitana, altrimenti se fuggiamo nelle caverne non ce la facciamo più. Chiedetemi qualche altra cosa. Sì, approfitto una cosa, perché va bene, ma a parte molto interessante la questione della visione sistemica, a me mi è una rivoluzione, guarda, è una rivoluzione che bisogna fare, altrimenti, cioè, se noi continuiamo a procedere in maniera analitico-riduttiva siamo fuori della realtà. Soltanto la scienza delle reti ci permetterà di sopravvivere. Le reti significa che io studio le relazioni, le sinergie, i sistemi dinamici complessi. Questa è negli anni Ottanta c'è stato un gruppo americano che interdisciplinare, che ha realizzato scoperte strepitose come appunto la teoria del caos, studiando i sistemi dinamici complessi, cioè sistemi che non sono fissi, ma crescono e si autodefiniscono. Quindi bisogna realizzare questa rivoluzione. È un po' come l'esempio della folla, che può essere considerata come un animale diverso completamente dalla persona, no? Certo. Ma io vi segnalerei i libri di Capra, in cui il quale parla appunto, cioè un organismo, come dire, si autosviluppa e cresce acquistando proprietà che nel grado inferiore non ha. Cioè noi siamo condannati alla complessità, quindi non è possibile tornare indietro alla caverna, è un fascino, un mito il buon selvaggio. Oggi noi dobbiamo competere con la scienza, essere in concorrenza e tentare di controllare appunto queste dimensioni che nessuno prima di noi, nessun membro dell'umanità prima di noi ha avuto. L'uomo ci ha 3 milioni e mezzo di anni, l'uomo, gli ominidi hanno 3 milioni e mezzo di anni. In 3 milioni e mezzo si è innescato un processo di ominizzazione che ci ha portato fino a questo punto. Ma allora
All'epoca di Cristo erano per esempio 250 milioni di abitanti sulla Terra, ora siamo più di 7 miliardi. Allora occorre uno sforzo enorme per avere il mito del ritorno alla natura. Insomma, la cosa da rifondare sono le città, che sono energivore in maniera spaventosa. Una città è una mostruosità, allora bisogna cambiare le città, cioè le città devono trasformarsi in organismi viventi, in simbiosi con la natura. Questa è la grande sfida. Tutte le città hanno questi problemi, chi più e chi meno. Allora la via è sicura, dobbiamo andare verso la nuova frontiera ecometropolitana e concepire le città come un organismo vivente che dialoga con la natura ed è formato e definito dalle energie della natura, quindi le energie rinnovabili. Le altre sono tutte sciocchezze, cioè l'energia atomica, c'è una potenza inaudita, ma non è un prodotto naturale. Oggi ci stanno progressi giganteschi nel settore delle energie rinnovabili, che è uno dei problemi primari, però è una sfida, ripeto, implacabile, cioè non ci stanno modi per sfuggire a questa sfida. La sfida sta davanti a noi e minaccia la sopravvivenza del pianeta. Ormai tutte queste alluvioni che vengono, si è capito chiaramente, sono dei segnali che la natura non ce la fa più a sopportare la pressione delle megalopoli e della civiltà contemporanea, e manda dei segnali. Se siamo in grado di capire che sono dei segnali e poniamo rimedi, diciamo ce la facciamo, altrimenti perdiamo sicuramente, saremo tutti travolti da questa tragedia. Aldo, è sempre, grazie, è sempre un piacere sentirti. Allora, una persona che ti deve fare una domanda, che sì, forse non ha tanto la conoscenza, perché Tessari, che non so se è un radicale, insomma, che c'è da qualche congresso, sì, viene da qualche congresso. Qualche mezzo secolo. Esatto. Adesso ti faccio fare una domanda. Ti volevo dire che poi noi siamo anche su live stream, nel senso che se tu ci vuoi seguire dopo il tuo intervento o domani, sì, comunque farò, mi piglio io il pending anche di mandarti di questo legame importante ogni tanto. Domani parlerà Stefano Peloso del Transition Town. Quando ho qualche documento, qualche cosa, mi permetterò di iscriverti per avere la tua opinione preziosa. Io volevo segnalarvi che l'Unione Mondiale degli Architetti, l'UIA, Unione Internazionale degli Architetti, nel 2008 ha redatto un manifesto che ho coordinato io, appunto intitolato UIA Manifesto di Torino 2008. Il sottotitolo è Dalla crisi di megasiti degli ecosistemi verso ecometropoli e l'era post-consumista. Io ci tengo molto a questo termine, che se noi dissestiamo pure il glossario che usiamo e lo spezziamo e lo portiamo a delle intenzioni diverse, facciamo dei passi avanti. Noi abbiamo una sfida da vincere. L'era post-consumista è una cosa che può salvare l'umanità, perché il consumismo è l'assassinio della natura. Bravo, grazie. Alessandro, teniamoci in contatto. Recuperate questo manifesto, che potete telefonare anche all'Ordine degli Architetti Nazionali e ve lo fate mandare, perché è un manifesto dove stanno elencati tutti questi problemi importantissimi. Poi c'è stata la rivista L'Arca, che per esempio ha pubblicato una sintesi di questo documento del 2008, c'è stato questo congresso mondiale a Luglia e io ho coordinato questo documento redatto da tutte le ordini di architetti del mondo. Due domande sintetiche, sì, ma toccano problemi mostruosamente grandi, quindi ti chiedo scusa già in partenza. No, prego. Io sono un viaggiatore, ho girato il mondo, ma prima di andare in una città a visitare le chiese, i musei, la storia, vado a visitare le discariche e ti assicuro che si capisce la civiltà di quei popoli a partire dalle discariche. Ci sono discariche nelle grandi città africane dove vivono più persone che nelle città, ma vivono dentro perché non possono permettersi di fare decine di chilometri e vivono raccattando quello che trovano in queste montagne. A Manila, Al Cairo, al Messico. Vivono 40.000 persone nelle discariche. Questa è una dimensione, siccome un conflitto un po' con questa figura della grande città moderna che dovrebbe essere ecosostenibile,
con la capacità che abbiamo di produrre così tante scorie che poi ci assediano. Le nostre città sono assediate da queste enormi discariche a cielo aperto. Io vi volevo segnalare un problema. Voi sapete che è stato scoperto da Charles Moore, un giornalista dell'Independent, un sesto continente. Nel Pacifico c'è una isola galleggiante che ha una superficie quanto il Canada, e questa superficie di materiale di plastica e busta eccetera ed è immediatamente sommersa sotto il pelo dell'acqua, però c'è uno spessore di circa 50-60 metri ed è una cosa allucinante, non si vede, ma è un sesto continente sommerso. Di fronte alla violenza del mare ogni tanto si spezza una parte di e va a defluire va verso le coste del Giappone o le coste della California. Allora questa è una battaglia da documentare, perché e ci stanno i dati, se li vedete su internet, su questo sesto continente c'è un'isola galleggiante di spazzatura sommersa, perché sono buste di plastica accatastate con uno spessore di 50-60 metri della estensione del Canada. È una cosa di cui poco si parla, ma noi siamo arrivati a questo punto perché gli americani, che sono come dire i produttori di questa fase idiota dell'umanità, del consumismo che è veramente l'assassinio della natura, per diventare obesi tutti quanti stanno uccidendo l'oceano Pacifico. Allora hai ragione quando dici le discariche. Le discariche sono veramente l'immagine dell'umanità giunta a questo grado di idiozia assoluta, che dire in questa dimensione come dire suicida, obesa. Quindi loro sono obesi, le città, i popoli, le megalopoli, e noi non riusciamo a dire che noi, uno dei miraggi nostri, che sarà pure un'utopia, ma io mi batterò fino alla morte, è l'era post-consumista. Se noi non arriviamo all'era post-consumista, non ci salveremo. Posso approfittare per la seconda domanda, visto che hai parlato di Peccei. Io sono molto vecchio e 40-50 anni fa leggevo i libri del Club di Roma. E li ho letti con tanta passione che mi sono deciso di non fare figli. Adesso a 70 anni penso o io sono stato un coglione o non ho capito bene i libri di Peccei. E ti sintetizzo la questione. Peccei ha parlato al mondo colto ed è il mondo occidentale che non ha fatto figli, e oggi noi ci troviamo in un occidente che sta scomparendo in 200 anni e un terzo mondo che esplode. C'è qualche cosa di sbagliato, perché io mi trovo a sostenere delle tesi oggi che sembrano un po' paradossali, e forse lo sono, nel senso che io vorrei che l'Occidente ricco, obeso, questo che ha sfruttato il mondo intero, durasse qualche secolo in più per passare il testimone della sua consapevolezza al resto del mondo che sta esplodendo, perché non è stato mai ammesso alla mensa dei ricchi, adesso vuole bruciare le foreste, mangiare, consumare, perché non lo ha fatto fino ad oggi. E invece non succederà. La scomparsa dell'Occidente farà esplodere il pianeta anche dal punto di vista demografico. Questa è l'ansia che io ho dentro, e ti chiedo scusa se la metto questa così brutale. Questa è una preoccupazione giustissima, ma contro la quale io credo che ci sarà poco da fare. Se l'Occidente non si rinsavisce e punta sul post-consumismo, si tratta di reinventare il modello di sviluppo occidentale. Noi dobbiamo ridisegnare il modello di Israele, è un'utopia, benissimo. Io scelgo sempre le utopie, perché attraverso le utopie noi possiamo tentare di controllare processi oggi ingovernabili. Io dico che oggi il fenomeno della demografia e delle megalopoli è ingovernabile, e l'ONU non fa nulla per proporre questi documenti. Io ho parlato con Marco, Marco diceva appunto vediamo di organizzarci, perché certi documenti li possiamo far arrivare all'ONU, per esempio queste cose su cui ci battiamo. Io miro sempre in alto, perché dico che la percezione dei problemi, la visione dei problemi è, come dire, è un dono che alcuni hanno e altri no. Allora la visione organica olistica che deve sconfiggere la visione meccanicista riduzionista
è la battaglia da vincere. Allora questo significa tendere a un unico grande obiettivo, modificare alla radice il modello di sviluppo occidentale. Questo è l'obiettivo che tutti quanti noi dovremmo avere. E naturalmente tendere a questa nuova era ecometropolitana e appunto post-consumista. Questo è il messaggio in sintesi finale. Aldo, grazie, grazie veramente. Unione Internazionale, senti il manifesto di Torino 2008, rintracciarlo che è una miniera di argomenti. Assolutamente. Va bene, grazie. Un abbraccio da tutti, grazie. Ciao.